L'ennesimo incidente in via Panella, all'incrocio con via Pescara, l'altra sera ripropone un tema di grande attualità in città. La pericolosità della strada, non tanto per la strada in sé, ma quanto per alcuni accorgimenti che i cittadini tornano a chiedere con insistenza in materia di illuminazione e segnaletica. Nella strada, che è molto trafficata per la presenza, tra le altre cose, di questura, vigili del fuoco, scuole e abitazioni, c'è un impianto semaforico che non funziona da anni e, a parte quello dei vigili, che segnala l'uscita di automezzi continua, ma questo non è sufficiente, e negli anni passati furono gli stessi vigili del fuoco a chiedere provvedimenti ad hoc. L'incidente della sera scorsa riporta in auge dunque una questione forse sottovalutata negli anni, per la quale i cittadini ora chiedono un'inversione di tendenza e al comune chiedono una posizione netta. È vero che l'impianto semaforico provocava file interminabili, ma gli incidenti degli ultimi anni devono propendere a far trovare una soluzione definitiva o quantomeno a fare dei correttivi. Poliziotti investiti nel 2017 davanti la questura, un anziano, vari incidenti, anche da chi passando davanti a Strinella 88 tenta di rimettersi in via Panella. Negli anni scorsi ci furono anche incidenti tra auto e gazzelle della polizia. In un'arteria così trafficata servono provvedimenti seri, urgenti, per poter disciplinare il traffico ed evitare questa pericolosità.